in via Salvatore d'Alamo e al 61 qui abbiamo Radio Centro Sport e andiamo a intervistare il presidente Luigi Balducci. Seguitemi. Quanto sei bella Roma. Voglio intervistare il direttore della testata Radio Centro Suono Sport, Luigi Balducci. Buongiorno Luigi Balducci. Allora, com'è nata l'idea di aprire una radio, anzi due sono diventate? Beh, l'idea nasce circa 32-33 anni fa, perché comunque amante della musica e quant'altro, anche amante della tecnologia, quindi nasce questa idea di sviluppare tutta una serie di progetti legati alla musica, molto così alla mano, perché in quel tempo le trasmissioni erano tutte fatte un po' così. Ecco. Con i giradischi, no? Pronta, sì, con i giradischi, piastre e meccanismi tecnologici che al tempo ci davano molte soddisfazioni, oggi è cambiato tutto. Questa idea è venuta appunto per diletto, esatto, per passione e poi è sfociata in una attività professionale che stiamo portando avanti fino ad oggi. Infatti nasce Centro Suono 101.3, poi diventa The Black Music Station, una delle stazioni più ascoltate al tempo, proprio perché comunque parlava di un genere musicale che forse era un pochino più di nicchia, però era un genere interessante e abbiamo ricevuto un sacco di premi, di ascoltatori, di gratifiche e quant'altro, fino ad arrivare, diciamo, a circa 10 anni fa con Centro Suono Sport, che invece è, diciamo, ad oggi il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sportivo, perché la musica è sempre stata la mia passione, quella che è stata la passione di tutti, però il fiore all'occhiello ad oggi è lo sport. Senti, ma è vero Luigi che è la più ascoltata a Roma, Marione, dai romanisti o no? Dicono, lo confermo. Te la do io Tokyo. Te la do io Tokyo è il programma di punta. Mario è il nostro fiore all'occhiello della nostra radio e dei nostri ascoltatori. E poi anche noi abbiamo messo del nostro con le trasmissioni, con tutti gli altri personaggi che ruotano e gravitano in questa squadra forte. Iniziando dalla mattina c'è Claudio Moroni, il professore, che parla appunto di Roma, fa scherzi, gag insieme ad altri personaggi, insieme ad altri collaboratori che lui si contorna. Poi dopo c'è, ecco esatto, Te la do io Tokyo, che è il momento clou, quello più atteso dall'ascoltatore romano, con Mario, Jonathan, Riccardo e tutti i collaboratori. Poi quest'anno abbiamo i due giovani Rampolli di Centro Suono Sport e anche di Mario, Giuseppe Lo Monaco e Adriano Valentini con Febbre a 90, e qui parliamo a 360 gradi di calcio. Quindi una cosa, ma nemmeno una donna nello staff? Come no, c'è Francesca Bonfatti, infatti arrivavo a dire per ordine e per ragioni di palinsesto, senza essere mai esatto. E c'è anche la Francesca Bonfanti che appunto insieme a Stefano Valvo conduce un programma Due di Troppo, un talk show, si occupa di tutte le tematiche, brillanti e non, e poi c'è il suo State Bene Così, storico ormai, che da tempo la contraddistingue sul panorama radiofonico. Ma quanti tifosi online, perché adesso siamo diventati tutti virtuali, stiamo tutti online, o su Facebook vi seguono? Beh, sono tantissimi, noi contiamo intorno agli 8.000-9.000 presenze quotidiane sul nostro sito e quindi vantiamo già un buon riscontro, anche se poi non stiamo puntando molto, però probabilmente nella prossima stagione dedicheremo molto di più a quello che è il restyling e soprattutto a trasformare quello che verbalmente diciamo tutti i giorni sul nostro sito di riferimento tutto quello che sono le gesta della nostra radio e della nostra Roma. Ecco Luigi Balducci, cosa faresti tu se tornassi indietro? Proprio no, non faresti. Ma non so, sono soddisfatto di tutto ciò che ho fatto, quindi quello che non farei, non c'è una cosa che non rifarei o che lascerei da parte. Per cui non mi sputi nemmeno un rospettino piccolo? Rospetti nessuno, non ce l'ho. Sassolini nelle scarpe? Ma forse no, sono soddisfatto di quello che c'è attualmente, almeno per quello che riguarda la mia professionalità e quello che è il mio lavoro attuale. Le frequenze? Lì
ci sarebbe da dire, ma non in questa sede. No, le frequenze quali sono? Le frequenze della radio, beh, certo, io mi riferivo al Rospetto. Allora, beh, le frequenze della radio sono 101.5 per Centrosuono Sport e 101.3 per Radio Centrosuono, la storica radio musicale. Ecco, vediamo se riconosci il numero di telefono per entrare in diretta. Allora, per Centrosuono è il 06 2588 830, e il numero della Black Line 2598 435, quello per entrare in diretta con Centrosuono Musica, mentre invece per quanto riguarda Centrosuono Sport è lo 06 25 20 50 70 oppure 25 21 58 165. È una buona memoria, ma quelle coppe lì dietro di chi sono? Sono della nostra squadra, che ci sta dando molte soddisfazioni, la squadra dove anche Mario partecipa ogni tanto come membro onorario. Gioca Riccardo Angelini, giocano un po' tutti i ragazzi che gravitano all'interno della nostra azienda, e questa è una bella squadra. La squadra di Radio Centrosuono ASD Centrosuono Sport, questa ASD, quasi, no? Sembra la Roma dilettantistica sportiva, chiaramente sta per questa la sigla. Luigi, abbiamo anche un giornale per i tifosi. Sì, si chiama Il Giallo Rosso, è un mensile, un free press, si trova allo stadio nelle partite giocate in casa, viene distribuito gratuitamente, appunto, free press. Poi si può trovare in alcune palestre, in alcuni bar della capitale. Adesso ci stiamo organizzando per distribuirlo ancora più capillarmente. Quante copie? Le copie sono 10.000 per il momento, tentiamo di farne di più, chiaramente vedendo la distribuzione più capillare. Poi è il giornale che parla esclusivamente di Totti, che... no? No, beh, senza dubbio è il nostro fiore all'occhiello, però comunque parla esclusivamente della nostra radio, le nostre trasmissioni e di tutto ciò che fa, sono le gesta della Roma, questo è per i tifosi. Poi ci sono un sacco di belle foto all'interno, per esempio ogni mese facciamo un posterino dove sia ragazzi che adulti possono attaccarlo all'armadietto. Oppure... potrete mettere pure Ilari, però, per i tifosi. Ma sarebbe stato, allora non sarebbe stato più un giornale dedicato agli sportivi, bensì al sesso maschile. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie di nuovo. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è, cos'è. Signora. Allora, signora, mi sputi un rospo? No, ma che rospo? Uno. E che cosa non che mi sta... va, che so zoppa il bastone. E allora che dobbiamo fare, mo? E ci sarà un nuovo mondo, presto, il regno di Dio sulla terra. Ah, lo sapeva lei? No. Eppure è molto vicino. Per cui la fine del noi mondo ci sarà? Noi testimoni di Genova predichiamo in tutta la terra abitata e che verrà questo regno, la fine dei malvagi, la fine di quelli che hanno rovinato la terra. Senta, oddio, ma ci sarà la fine del adesso mondo? Ma no, il mondo, la fine dei malvagi. Ci sarà un popolo che sopravvivrà da questo. Speriamo, signore. Vorrei sapere un'altra cosa. Non ha problemi e che me dà coraggio. Un rospo da sputare. Gli zingari che stanno in giro sparsi per i parchi pubblici. A me non mi prendo. A lei? No, no, no. A lei no. Ok. Gli zingari. Possiamo chiedere pure al cane? Sì. Allora, un rospo da sputare. Scappa uno, scappa. Non ha niente da dire, grazie. E lei perché parla, se mette dietro? Voglio. Allora, stia dietro, che cosa deve sputare lei? Io. Stava già sputando, Io. Berlusconi che sta. Gli mettiamo il bip, eh? He wanna be americano, americano, americano. He wants to drive a car. Signora, sputi un rospo. La cosa che mi sta qui è che venga un pochettino di serenità, che non tutti i giorni stessa all'ospedale. Ecco, per cui la sanità? No, è che le altre persone stanno male e quindi capita sempre a tutta la mia famiglia, tutto qua. In bocca al lupo, signora. Grazie, molto gentile. Sputi un rospo, qualcosa che gli sta qui, lei come giovane, che non va. Lavoro? Tu lavori? Sì, lavoro. E là sei fortunata, il lavoro ce l'hai? Sì, grazie alla spinta, al jolly. Ah,
Maria, che è sto jolly, scusa? È quello che tra il cosiddetto calcio nel sedere. Ecco, per cui, vabbè, c'è chi non ce l'ha, per cui, però comunque non si trova. No, non si trova, non c'è. Sei soddisfatta almeno del tuo lavoro? No. No. Che vorresti fare allora? Non perché non è un bel lavoro, è un bel lavoro perché dà la possibilità di stare a contatto con le persone, però... Quale avresti voluto fare? La parte economica, gli intrappoli che ci sono di mezzo e tutto il retro, insomma. Tutto il retro. Tutto il retro. Ok, grazie, okay. Ciao. Che cosa non ti sta bene? Ma di che? De tutto, qualsiasi cosa, politica, lavoro, quello che vuoi, vai. No, vabbè, il lavoro deve essere meno lavoro e più malattie, secondo me. No, ci avevamo, pure troppo, poi siamo sempre insoddisfatti, scattato di insoddisfazione, tutte le solite cose. Quindi secondo me meritiamo tutti una casa, lavoro. Pronti? Dovete andare a lavorare! Ecco! Dovevo tutti lavorare! No, dal punto di vista mio, fidati. E perché? Perché cioè, stiamo a Roma, noi siamo da casa e ci vanno dal lavoro, ci vanno da tutto, casa, tutto quanto. E invece tu non c'è niente? No. Ma che te sta inventando? No, ci avevamo, pure troppo, poi siamo sempre insoddisfatti, scattato di insoddisfazione, tutte le solite cose. Quindi secondo me meritiamo tutti una casa, lavoro, o no? Giusto. È giusto. Andiamo bene. Mi sputi un rospo. Qualcosa che gli sta qua. Qualcosa che gli sta qua. Qualcosa che gli sta qua. Sono andate 45 famiglie per ordinare delle finestre, sì, porte e varie cose. Hanno pagato l'acconto. E io pago. Ma l'acconto poi fatto in banca. È stata tutta una truffa. E porta in faccia. No, speriamo. Al signore no, a qualcuno interno. Ma lui deve guardare però, no? Deve guardare, però è giusto, grazie. Hey girl, you my bella. You make my vita feel better. I write you lovely, lovely. Ha un rospo da sputare? Troppa ignoranza. E il mondo sta andando male per... Troppa ignoranza? E molto, che ti posso dire, manca l'informazione. L'ignoranza quando si sposa con la cattiveria si partorisce tutte quelle che viviamo adesso. Poi un'altra cosa, che dato che i giovani adesso sono il frutto di quelli prima, quelli che non hanno mai avuto il latte della mamma, le mamme trasmettono ai figli tutte le cose, quelle che necessarie. Invece purtroppo adesso le mamme non danno più latte. Non allattano. È chiaro.